questo già dà l'idea, insomma, cioè in totale 8 deputati, 8 parlamentari su 1000, questa è la proporzione. 8 per 1000, esatto. 8 per 1000 è il numero di parlamentari, ma è 5, esatto, 8 per 1000. Questa è la situazione che appunto sta, se vogliamo, anche deteriorandosi, perché con la legge elettorale, con il fatto che c'è una frammentazione anche di un certo tipo, quindi poi si cerca di premiare i partiti più, diciamo così, consistenti, il risultato però è che siamo in un Parlamento in cui bisogna fare le barricate fuori dal Parlamento, confidare confidare nel, diciamo così, nella burocrazia parlamentare per sperare che l'iter della legge di testamento biologico sfori nella legislatura seguente, dove magari ci saranno forze un po' diverse. Ecco, se ci ridotti a questo si capisce che c'è una situazione abbastanza nera. Ed è la stessa laicità, scrivo un capitolo, la laicità sotto attacco, proprio perché alla fine viene meno qualunque significato di laicità. Del resto laico si è definito anche Ratzinger è un sostenitore della laicità sana, della laicità positiva, e in generale vale la regola che quando qualcuno mette un aggettivo alla parola laicità è perché c'è qualche fregatura in arrivo sostanzialmente. Ratzinger ha definito un esempio di laicità positiva l'insegnamento della religione cattolica esclusiva nella scuola. Cioè, ripeto, è un insegnamento, a parte che è un insegnamento privilegiato, nel senso che si insegna solo la religione cattolica, ma come se non bastasse, i programmi sono praticamente tratti dal catechismo e gli insegnanti sono scelti dal vescovo ma pagati dai cittadini. Se cioè, io faccio un esempio, è come se un'autorità marxista, che magari adesso non c'è, fosse l'unica depositaria della possibilità di insegnare il marxismo, che cos'è il marxismo, il comunismo nelle scuole. Cioè, quando si deve parlare di comunismo arriva una persona nominata da, diciamo, la fondazione comunista. È palese che è assurdo, ma è quello che avviene quotidianamente, purtroppo, nelle scuole italiane. E questo, secondo Ratzinger, è un esempio di laicità positiva, quindi potete immaginarvi a cosa si potrebbe arrivare se si continua su questa china. Il problema è cosa si può fare, e soprattutto possono fare i non credenti, perché se quantomeno le confessioni religiose di minoranza hanno un piccolo riconoscimento, io dico sempre un sistema piramidale, quello italiano, cioè la Chiesa Cattolica che è riconosciuta dall'articolo 7 della Costituzione, quelle con intesa con lo Stato, sottoscritto dallo Stato per la sua riconosciuta dall'articolo 8, le altre rientrano nella libertà religiosa dell'articolo 19 e gli atei sono praticamente agnostici, sono praticamente fuori casta, nel senso che una volta finite le tre caste noi non ci siamo. E quindi appunto, vabbè, insomma, magari conosci. Nel libro c'è un elenco abbastanza nutrito, poteva essere ancora più nutrito, di discriminazioni che subiscono sia dal punto di vista legislativo sia poi dal punto di vista concreto della vita di ogni giorno i non credenti. Il problema sta sostanzialmente in questo, cioè che poi quando si dice liberi di non credere non si intende solo liberi di manifestare la propria non credenza, che è già un problema grosso in Italia, ed è un problema che si manifesta in ogni circostanza, si può dire, della propria vita. Pensiamo ai riti di passaggio, pensiamo anche ad altre situazioni. La prima volta che ho dovuto, diciamo così, sono stato spinto a rivendicare la mia non credenza è stata militare, perché sulla targhetta di riconoscimento volevano che scrivessi la mia religione, quindi cattolico. Perché nel caso poi fossi andato in guerra, fossi morto in guerra, dice, quello mi assicurava un funerale cattolico. Litigai per un'ora, letteralmente, alla fine della prima targhetta l'ho scritto omessa e basta. Non si sapeva cosa fosse stata omessa, però già il nome omessa faceva in modo che, diciamo così, qualcosa si evocasse. Ecco, questa è una storia minima e personale, però le discriminazioni sono veramente tante. Sono veramente tante, se ne possono trovare in diversi ambiti, cioè il lavoro, la scuola,
portiamo avanti una battaglia, battaglie legali per difendere i diritti di queste persone che spesso volentieri ci contattano. Noi riceviamo come associazione ogni giorno delle richieste di aiuto, possono essere appunto genitori che si trovano la figlia invitata alla messa in orario scolastico, possono essere discriminazioni sul luogo di lavoro, possono essere problemi di tutti i tipi, dal pilota di aereo che lavora per una compagnia cattolica e pretendono di entrare nella cabina della messa o appunto qualche preghiera, a cose anche più semplici, per modo di dire, da cartelli anti-atei affissi fuori casa, il vigile urbano comandato regolarmente, che sanno che è ateo e quindi lo comandano regolarmente per andare a fare, a presenziare eriti, cerimonie in chiesa, mandano sempre lui perché sanno che è ateo, allora se gli serviamo due messe al giorno forse cambierebbe. Quindi per me le discriminazioni sono tantissime. La situazione è pessima, qual è la strada per uscirne? Diciamo che dopo la sentenza Lauzi sul crocifisso anche la strada di andare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo non è che sia proprio così agevole, perché sostanzialmente la Corte Europea dei diritti dell'uomo non ha detto che ci deve essere il crocifisso, ha detto che ogni nazione fa come gli pare sulla materia religiosa. E in Italia purtroppo fa come gli pare, che non è particolarmente gradevole o piacevole. E l'altra è la strada che indico proprio con l'esempio di Rosa Parks, è la politica dei piccoli gesti, perché se tutti i non credenti italiani fossero coerenti con quello che fanno, cioè, dico spesso che i non credenti nel dubbio sono quelli che fanno la scelta più, come si può dire, nel dubbio scelgono. Se nel dubbio si battezzano con i figli, li battezzano, sposarsi in chiesa si sposano. A mio modo di vedere, piccoli gesti, non dico che da oggi a domani bisogna fare, diciamo così, assumere atteggiamenti estremamente coerenti di questo tipo, ma piccoli gesti che sembrano appunto piccolissima importanza possono effettivamente cambiare le sorti della storia. Io ritengo che la strada è lunga, sicuramente c'è tantissimo da fare, però mi auguro che di qui a 20 anni un titolo come questo, insomma, sia considerato un reperto del passato, perché effettivamente abbiamo fatto dei passi concreti per uno Stato dove effettivamente l'articolo 3 della Costituzione dice che noi tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di religione. Mi piacerebbe che tra una 20 anni fosse effettivamente così. Non aggiungo altro, lascio la parola a tutte le domande. Grazie. Ringraziamo Raffaele Cattano, un applauso.